Buonasera, questo breve video all'interno dell'iniziativa UI Unitus dell'Università degli Studi della Tuscia vuole brevemente presentare a coloro che sono interessati il tema delle criptovalute, i bitcoin e la moneta digitale. In questo momento così complicato che stiamo vivendo nel 2020, molti di noi hanno scoperto le grandi risorse che offre Internet. Queste risorse sono anche e soprattutto monetarie e finanziarie e permettono lo scambio istantaneo di flussi. La moneta elettronica, cioè quella moneta che non ha nessuna rappresentazione fisica, non è stampata da nessuna banca centrale, non è quindi garantita da nessuno Stato, la più famosa al momento è il Bitcoin. Il Bitcoin non è altro che una scrittura contabile di natura fiduciaria, per cui l'acquirente e il venditore garantiscono la proprietà, quindi la transazione nell'acquisto e nella vendita della criptovaluta. Vi vorrei far vedere lo schema che permette l'acquisto e la vendita di criptovalute. Le criptovalute possono infatti essere scambiate con questo sistema che si chiama blockchain, che viene rappresentato in questo schema, che come vedete non è uno schema molto semplice, perché vi è la richiesta di una transazione, vi è poi la validazione della bontà della transazione, quindi la conferma che la transazione ha avuto luogo in quella che è considerata, appunto, che è chiamata la blockchain, cioè la catena dei blocchi informatici in cui sono riportati tutti gli ordini di acquisto e di vendita. La transazione viene verificata attraverso un sistema cosiddetto peer-to-peer, in cui quindi tutti i soggetti possono confermare che la transazione ha avuto luogo. Quindi la transazione viene registrata e l'utente riceve sul suo device elettronico la conferma dell'operazione. La Bitcoin rappresenta l'asset più famoso sui sistemi internazionali, anche perché ha avuto un incremento dei prezzi molto notevole. Vi mostro adesso il prezzo del Bitcoin. Questo è un prezzo in dollari, scusate, in euro. Questo è il sito Coinbase, che è un sito aperto, per cui è possibile vedere i prezzi di molte valute, di molte criptovalute, di valute digitali. Come vedete, il prezzo di Bitcoin attualmente oscilla intorno ai 6.200 euro. Nell'ultima settimana vedete una forte oscillazione. Se ampliamo ancora di più l'arco temporale di visualizzazione del prezzo, osservate che le oscillazioni sono fortissime, anche di svariate migliaia di euro. Perché Bitcoin? Perché una scrittura contabile internet costa 6.200 euro? Ha diversi vantaggi. Intanto non è offerto in maniera illimitata, quindi avendo una domanda e un'offerta contenuta, il suo prezzo tende naturalmente a salire. Garantisce inoltre il completo anonimato di chiunque acquista o vende Bitcoin, quindi si espone in fondo anche al rischio di un utilizzo non sempre lecito dello strumento di pagamento. Ovviamente non è tracciato chi acquista né chi vende, quindi rimane un po' alla, come dire, buon cuore delle parti di non utilizzarlo per transazioni non lecite. Questo rappresenta sicuramente il grande vulnus delle criptovalute. Quali sono i rischi dei bitcoin per chi voglia quindi avvicinarsi a questo asset finanziario? Sicuramente il fatto che non è garantito dallo Stato, non è emesso da nessuna banca centrale, è un mezzo di pagamento che viene accettato esclusivamente su internet, quindi solo per transazioni economico-finanziarie di natura digitale, non di natura fisica, e questo ne limita sicuramente la circolazione. Allo stesso modo, la sua grande volatilità, cioè l'aumento del prezzo molto forte e molto significativo dei Bitcoin, gli conferisce un certo, diciamo, vantaggio in termini finanziari, perché in questi tempi
di tassi di interesse prossimi allo zero e rendimenti molto bassi, sicuramente il Bitcoin rappresentano un asset che invece garantisce forte volatilità, quindi forti guadagni o perdite. Questi temi e altri connessi agli strumenti finanziari internazionali vengono affrontati all'interno del corso che ho all'interno della laurea magistrale in amministrazione, finanza e controllo, il corso di economia monetaria internazionale. Quindi chi di voi fosse interessato a approfondire questi temi sicuramente dovrebbe fare riferimento a questo corso di studi. Abbiamo quindi visto insieme cos'è un Bitcoin, come viene scambiato. Abbiamo visto brevemente qual è l'ultimo suo prezzo, ma ovviamente del demand non c'è certezza, non sappiamo domani quanto sarà, se sarà più alto o più basso. E abbiamo brevemente esposto e visto insieme quali sono le criticità di questo strumento economico-finanziario. Grazie dell'attenzione.